Bottiglia 1 o bottiglia 2? Scrivi quale preferisci nei commenti. E ciao a tutti ragazzi, sono Mattizia e bentornati finalmente con una nuova challenge di Fortnite. Questa volta il saluto leggendario va al vero leone. Esatto, proprio lui. Grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario. Arr. Oggi le protagoniste di questa sfida saranno proprio loro, le bottiglie. Infatti andremo a fare una challenge che sembra quasi una presa in giro, però potrebbe venire fuori una cosa molto ma molto divertente. Innanzitutto però, prima di cominciare, ovviamente vado nello shop e come al solito confermo il mio supporto creator Mattiz, anche perché da come vi ho anche detto con il post di Instagram, vi basterà supportare Mattiz come creatore e shoppare qualcosa per partecipare al mio evento taggandomi su Instagram. Qui trovate l'immagine comunque. Quasi per questa challenge è meglio indossare il mio cappello, va, se no evitiamo di fare grandi fail. Allora, come funziona questa sfida? Secondo me verrà fuori un casino, quindi preferisco buttarmi in posti un pochino meno affollati, quindi evitiamo pinnacoli pendenti, sì. Ogni volta che scelgo di prendere un loot, ad esempio trovo una cassa, la apro e trovo un'arma che mi interessa, prima di prendere quell'arma dovrò fare una bottle flip con la nuova emote. Che cosa succede? Che se la nostra bottiglietta cade in piedi, io andrò a prendere l'arma. Ma se cade a terra e quindi non riusciamo a fare la bottle flip, io dovrò lasciarla e praticamente andarmene via senza quell'arma. Sarà una cosa tristissima. Vabbè, la jump possiamo anche prendercela così. Io parlo comunque delle armi. Ok, valgono soltanto armi, eh. Quindi ecco appunto la pistoletta ad esempio. Vabbè, sentite, la pistoletta lasciamola stare, non perdiamo tempo. Mirino Akog, proviamo con lui come primo esperimento. Io faccio una capriola creativa e... ecco, bene. Facciamo che abbiamo qualche tentativo in più, va bene? Magari 3 tentativi sono il numero perfetto. No, 3 tentativi, ce ne manca ancora uno. Uno più basso. Attenzione! Ciao, è stato bello. Io non prenderò neanche un'arma, lo sapete, vero? Ho davvero troppa paura di non riuscire a prendere neanche un'arma. Sarà un vero e proprio casino. Ok, AK ci può servire. Piccola capriola. Mamma mia ragazzi, ma è possibile riuscire a farla secondo voi? Eccola! Raga, ma è impossibile, proviamo sul vaso, non lo so. Sì, ce l'abbiamo fatta! Esce pure l'acqua, che animazione fighissima! E vai, possiamo prendere la prima arma. Mi sono preparato anche questa per esultare. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bene, 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 per fortuna. Io pensavo di non riuscire a prendere neanche un'arma. Apriamo la cassa, vediamo cosa c'è. Un altro AK. Vabbè, io farei la bottle flip giusto per curiosità. Non ci sono riuscito. Forse lanciandola sugli oggetti riusciamo a farla meglio. Ma forse neanche. Proviamo con lì sopra. Raga, ho capito il trucco allora. Basta lanciarla sopra gli oggetti. Ok, il problema è che ho due armi uguali. Che ci faccio? Vediamo un pochino. Già con queste riusciamo comunque a sopravvivere senza problemi. Soltanto armi, facciamo che ste bombe, le cose così le prendiamo, perché se no davvero ci metteremmo troppo tempo. Anche perché devo già andare in safe, è lontanissima. Questa purtroppo non potrò prenderla, però io le munizioni te le frego, amico mio. Ci scommettete che adesso senza un motivo la riesco a fare? No, raga. Io sono un mago e continuo a perdere tempo a giocare a Fortnite. Il problema è che questa bottle flip è stata praticamente sprecata, non è giusto. Facciamo che dai magari una possibilità in più per il prossimo lancio, ce lo facciamo. Quindi per la prossima abbiamo a disposizione 4 lanci e non 3, facciamo così. Ok, bottle flip per la mitraglietta blu. Vediamo. Al primo colpo! E bottle... oh, questo è importante, raga, eh. Bottle flip per il pompa. Questo è importante, raga. Meno uno. Meno due. No, raga. Ne ho quattro a disposizione, eh. Aspetta, ma prima da dove cavolo l'avevo lanciata? Fermi un attimo. Così. Vai. No, raga, il fucile a pompa. L'ultimo. Questa era da bonus. Sì. Questa era assolutamente da bonus. Me lo merito. Va bene, dai. Me lo meritavo, ragazzi. Prima ho fatto una bottle flip senza aver praticamente preso niente. Attenzione qui. Ok. Vediamo i suoi movimenti. Sono in due che stanno fightando. Potrei approfittarne moltissimo. Eccolo. No, è morto senza darmi la kill, non ci credo. Ecco l'altro nemico. Eccolo. Oh yes. Headshot.
Oh mamma mia. Oh mamma mia. Nemico? What are you doing, nemico? Oh, via via via. Oh cavolo, ma quanti nemici ci sono, ehi. Ok, stiamo molto attenti, non ho potuto lootare neanche la kill che ho fatto, fa niente. Ok, io direi di scappare in safe, forse. C'è un nemico qui dentro? Sì. Ciao. Cavolo, cavolo, ehi, ehi, ehi. Cavolo. Cavolo, 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 sto finendo il materiale, fermi. Sto finendo il materiale, raga. Via. Andiamocene di sotto. Andiamo sotto, andiamo sotto, andiamo sotto. Andiamo sotto, sta spaccando la base. Porca miseria, no. Scendi, 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 scendi. Scendi. Sì, sono vivo. Basta, basta, basta. Mamma mia, che paura. Ho finito il materiale, raga, lo sapevo. Lo sapevo, raga. No, 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 no! Peccato! Cavolo, sono arrivato quinto, è stata una partita stranissima, perché ho fightato con tanti ma ne ho ucciso solo uno, non chiedetemi neanche voi il perché. Però dai, questa prima bottle flip non è poi andata così male, io direi di provarla un'altra volta, che ne pensate? Ok, spiagge snob, subito così, sapete che vi dico? Io mi ci butto a spiagge snob, vai, proviamo a vedere cosa succede. Potrei trovare un bel po' di nemici, questo lo so, ma non fa niente, io sono sicuro di fare una bottle flip proprio all'inizio, inizio, 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 e poi vi mostrerò io la magia di questa challenge. Subito per una revolver, la migliore arma di sempre, vediamo un po', niente, poi andando avanti ancora niente, e buttandola niente, niente, basta, iniziamo alla grande. Una mitraglietta, potrebbe essere la nostra arma? Non si vede niente. Che cavolo ho fatto? Oh! Al contrario! Raga! Ragazzi, ho fatto la bottle flip al contrario. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Questa vale doppio, ragazzi. Io avrei diritto a un'arma bonus stavolta. E so già qual è l'arma bonus. Raga, doppia. Al contrario l'ho fatta. È la prima volta che mi succede. Vediamo cosa esce qui. Proviamo la bottle flip, il bonus della doppia arma me lo tengo per dopo, magari appena trovo un'arma leggendaria. Intanto però noi ci proviamo a prendere questo comunque, vediamo un pochino, mi sa proprio... Quello è un nemico? Mi è passato un nemico a fianco. Fucile a pompa, vediamo un pochino. Come on. Come on. Niente, proviamo sul letto. Cerca, che devo cercare sul letto? Ma che cavolo è sta cosa, scusate. Va bene, non lo so, non lo voglio sapere. Sentite, io come bonus mi prendo il fucile a pompa bianco e vado a fightare, basta, mi sono rotto. Eccoli. Nemico. Dai. Ok. Oh yes, uccisione per noi. Prendiamo questa e ci chiudiamo. Ok, ok, very very good, iniziamo bene, ottimo. Fucile a pompa blu. Amico, vedi quello che devi fare, eh? Amico. No, non ci voglio credere, state a vedere che non posso prenderlo, eh. Niente da fare, va bene, allora proviamo con la mitraglietta bianca. Neanche niente per la mitraglietta bianca, no. Niente da fare. Possiamo andare via. Anzi, no, c'è un M4. E lo fa! E lo fa! E ci andiamo a prendere questo. Ottimo. Bene, abbiamo un loot bianco. Davvero fantastico gioco. Davvero ottimo. Sei il mio idolo. Sento una cassa che non è stata aperta qui. Intanto i vichinghi stanno conquistando il mondo in questa zona. Vediamo cosa mi esce a K. Possiamo provarcela una K, eh. Vediamo un po' come va. Un lancio per una K, please. La vedo dura. Proviamo a lanciarla di là.
Niente, AK non sarai mio. Nemico con l'overboard. Eccolo, è appena sceso. È entrato in casa. Ma che cavolo fai? Ehi, dove pensi di andare? Dove pensi di andare? Sto arrivando. Prendiamo il pompa, eccolo. Oh! E questo è da balletto, ragazzi. Questo è da balletto. Headshot, mamma mia, ragazzi. E qua c'è tanto da lootare, eh. Allora, innanzitutto M4 verde. Vediamo un po'. Vediamo per l'M4 verde se qualcuno offre di più. Mi sa proprio che nessuna bottiglietta offre qualcosa per l'M4 verde. No. Possiamo tentarla per il cecchino. Oh, c'è altro loot lì, mica l'avevo visto. La tentiamo per il cecchino. Un colpo da maestro. Proviamo all'interno della scala. Neanche il cecchino fa per noi, purtroppo. È il gioco a decidere cosa devo lootare, capite? Qui abbiamo un pompa blu. Quello invece lo vorrei. Quello lo vorrei, anche se... Oh, l'ho fatta! No, ragazzi, non so se l'ho fatta, non ci voglio credere. Colpa mia. No, vabbè, penso di non averla fatta comunque. Niente da fare. Ciao, fucile a pompa, è stato un onore. Nemico! Come ha fatto a non vedermi, scusate? Forse mi ha visto. Stiamo molto molto attenti a quello che vuole fare il nemico. Perché c'è un tosaerba in mezzo a una prigione? Mi fa paura questa cosa. Io non capisco cosa sta combinando questo nemico. Boh, c'ha ragione lui. Ok, è arrivato un altro nemico. Ora è un casino, perché io mi troverò in mezzo al fight. Però è morto. Ma dai, era un incompetente. Potevo provare a fightarci io. Aspetta però, aspetta. Aspetta, speriamo non mi veda. Eccolo. Ok. Ci siamo. Cavolo. Vieni qui. Eccolo. Va bene. L'hai voluta tu. L'hai voluta tu, Io te lo dico. Io te lo dico, l'hai voluta tu. Io te l'ho detto. Poi, se non mi credi, come preferisci. Ah. Te la sei cercata. No, è volato via, raga. Eccolo, è qui. Gliene buttiamo altre? Ma buttiamogliene altre, che ci frega. Vai. Eccolo. Guardalo come scappa. Ittato. Mamma mia, pensavo di essere morto. Ok. Devo rompere la base. Che c'è il falò. Ok, ok, stiamo attenti, È qui. Raga, la safe. Hittato. Dobbiamo andare in safe, raga. Vieni qua, va. Mamma mia, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non hai nemmeno una jump. Non ha neanche una jump. Cavolo, devo andare a piedi. Non ci voglio credere. Bene, sono arrivato comunque in safe senza problemi. Pensavo fosse più veloce in realtà. Va bene, ora stiamo molto attenti e giochiamo con il nostro magnifico loot bianco. Perché sì, dopo aver ucciso 3 nemici io mi ritrovo con un loot bianco. Penso di essere l'unico, per colpa di una cavolo di bottle flip. Allora, vediamo un pochino se qui è avanzata qualche arma, magari di rarità superiore a quella grigia, sapete? Che paura mi ha appena fatto questo nemico. Mi sono buttato direttamente dietro al muro. Eccolo. Avviciniamoci. Con molta calma. Eccolo. Mamma mia, raga, che paura. Che paura. Fermi tutti però, perché c'è un nemico lì. Allora, bottle flip per il pompa viola. Niente, avevo sentito volare qualcuno intanto. Ti prego, ti scongiuro, il pompa viola voglio. Niente da fare. Allora, nemici lì davanti, li vedete anche voi, vero? Io mi farei il medikit quasi qua. Sì, un cecchino ha sparato, facciamoci funghetti intanto. Ah, i nemici sono qui. Bene, ciao. Eccolo. Vado, vado. Ok, più male di così davvero, ragazzi, non gli potevo fare. Più male di così non gli potevo fare.
No, mi sono incastrato. Ah. Io, raga, faccio così e me ne volo via, va. Aspetta, c'è un nemico qua. No. Da dove sparavano sti nemici? Allora... Ok, very good. Very good, raga, very good. Ragazzi, lì fuori. Io odio questo gioco. Non ci voglio credere. La partita più bella è stata rovinata così. È stata rovinata da un camper in un benzinaio con una trappola. E non c'era solo la trappola, perché io la trappola l'avevo vista anche se mi ha preso, ma c'era anche lui. Comunque, spero che questa challenge vi sia piaciuta. Un bel mi piace in questo momento trovate sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto. Quindi cliccate su quello che preferite e in basso a sinistra o in basso a destra trovate il link per abbonarvi al canale. Mi raccomando, soprattutto se volete essere salutati, abbonamento leggendario. Grazie a tutti per la visione. Supporta Creator Mattiz, ha accettato anche questa volta e io vi saluto e basta, va. Basta, botto flip.